Buonasera e benvenuti e grazie per essere qui nello spazio della protezione civile. Oggi è l'ultimo giorno del Salone del Libro, anche per noi come protezione civile è l'ultimo giorno qui a Torino. Sono state 5 giornate bellissime, piene di incontri, di appuntamenti, questo spazio che presto tornerà vuoto, abbiamo provato a riempirlo di senso e lo abbiamo fatto attraverso le parole di tanti scrittori, scrittrici che si sono avvicendati in questo nostro spazio e che hanno voluto trascorrere del tempo con noi per raccontare il nostro mondo da un altro punto di vista. Non potremmo essere più onorati di oggi, per noi è un privilegio grandissimo averla qui e chiudere così il nostro ciclo di incontri, avere qui Michelangelo Pistoletto che è maestro e indiscusso dell'arte del Novecento e di questo secolo, quindi siamo veramente onorati e io personalmente le confesso anche la mia grande emozione di potermi confrontare con lei. La ringrazio. Perché Pistoletto e protezione civile? Noi abbiamo scelto di essere qui in un contesto che non è propriamente il nostro, perché solitamente la protezione civile viene raccontata solamente come intervento in emergenza. La protezione civile è quella macchina efficiente che arriva quando c'è bisogno di soccorso e che appunto porta sollievo a delle comunità che sono profondamente colpite nella loro quotidianità e nella loro vita, magari da una calamità naturale. Sicuramente questo è profondamente vero ed è profondamente parte del nostro lavoro, ma la protezione civile però è anche molto altro. Secondo noi protezione civile ha profondamente a che fare con l'avere cura e per noi avere cura significa avere cura della vita delle persone, avere cura della vita in tutte le sue accezioni, avere cura dei territori e quindi di conseguenza avere cura delle comunità che questi territori abitano. Noi sentiamo nel nostro piccolissimo di avere una grandissima sintonia con lei su questi temi e comunque risuonano in noi le sue parole, la sua poetica, la sua arte come profondamente addentro alla nostra tematica e a quello in cui noi profondamente crediamo. Su questo lascio la parola a Pier Umberto Ferrero perché possa insomma condurre l'incontro. No, grazie, bravissima. Io facciamo un applauso veramente al maestro e alla protezione civile perché veramente le sue parole sono bellissime ed è proprio vero che la cultura di protezione civile è veramente vicina a tutto quello che il maestro Pistoletto ha fatto, ha scritto, ha pensato e a tutte le visioni che il maestro Pistoletto ha. È molto vicina a questa cosa, ne parlavamo adesso anche nel tragitto per venire qua, no maestro, la cura. E io vorrei partire però da un dato che avvicina ancora di più, ma proprio in maniera importante, quello che è il maestro Pistoletto e Città dell'Arte con la protezione civile. Inizio da questo qua, che è stato un fatto oggettivo proprio, perché alcuni anni fa, 2 anni fa o 3 anni fa, adesso non mi ricordo bene, Città dell'Arte, che è questo posto straordinario che invito tutti ad andare a vedere perché è veramente un luogo, io lo chiamerei un luogo dell'anima, ha avuto un problema perché accanto a Città dell'Arte c'è un fiume. Questo fiume qualche anno fa è esondato e ha rovinato alcune parti. Ecco, accendiamo solo il... Ha portato via... E io ho letto una dichiarazione... Ha portato via... Sì, va. Parecchio, un bel pezzo, insomma, sì. Ha fatto un bel danno. E io ho letto le dichiarazioni del maestro Pistoletto e di Paolo Naldini, che è il direttore di Città dell'Arte, che dicevano abbiamo avuto questo problema, ma... La protezione civile? Sì, noi abitiamo proprio lì dentro la fondazione, c'è la parte della fondazione proprio
che proprio è sul torrente, e poi c'è una grande corte, e poi c'è la parte dove noi abitiamo, e noi dormivamo lì nel cuore della notte, nella sera tarda, per noi era già notte, era buio, ma era una settimana che pioveva in maniera scrosciante, ma era tale il rumore anche proprio del torrente, che era assordante, era un boato continuo, perché c'erano i sassi del torrente che erano trascinati e venivano battuti contro i muri, ed è solo questi sassi che hanno fatto cadere i muri, e proprio perché era una tempesta di sassi. Solo che noi tutto questo lavoro cercavamo, ci siamo messi a letto, dice, ma succederà quel che succederà, e sentiamo suonare alla porta, adesso se noi siamo la protezione civile, dovete per piacere subito uscire di qua, andare via, abbiamo avuto subito questo soccorso immediato. Pensi che c'è proprio lì sul torrente uno spazio che è dedicato ai giovani, e avevano un convegno questi giovani. Pensi che è arrivata la civile in questo momento, questi qui sono stati chiamati, dice uscite, hanno avuto il tempo di uscire e portare via alcune di queste loro cose, che tutto il loro spazio è stato spazzato via, sarebbero morti tutti. Questa è una cosa meravigliosa. Questo è meraviglioso. No, se c'è una cosa che poi uno dice, no? Miracoloso. No, Chiara, io voglio fare anche intervenire Chiara Belliti, editor, collaboratrice da tanti anni del maestro Pistoletto, e con Chiara ogni tanto proprio sogniamo e ci diciamo quanto siano fondamentali le parole del maestro sulla vita sociale di tutti. L'abbiamo sperimentato, ma non solo le parole, ma proprio anche le sue opere, in cui noi ci confrontiamo e vediamo quanto sia tutto dentro questa relazione tra natura e uomo. No, Chiara? Ma è la filosofia, è la poetica, è questo che ho imparato lavorando con Michelangelo. Perché poi quando tu ti confronti su un testo e parli, devi, poi noi siamo specialisti anche in questo, vengono fuori delle meraviglie, vengono fuori delle visioni. Il fatto è che le visioni poi, Michelangelo è una persona che diversamente da me, che ho imparato da lui adesso essere più pratica, però è anche uno molto pratico, e quindi tutto quello che tu sogni, che tu auspichi, l'utopia la devi rendere, se ci credi davvero, reale. È un umano, artista poi, ma un umano che è molto come la protezione civile, anche al servizio degli altri. Altri vuol dire essere comunità. E se già io avevo il senso della comunità, ce l'ho perché ci sono nata, lì ho avuto modo di sperimentarlo con le parole, ma anche io lavoro con le parole, ma poi anche con la pratica. E quindi direi che lui ha un progetto in Fieri da sempre, e questo progetto e questo Fieri fanno in modo che si tessano anche numerose relazioni, e questo anche perché la cura poi alla fine è anche tu non ti curi da solo, quindi la relazione è fondamentale. E quindi penso che questo fatto della cura e adesso della pace preventiva, voi fate la pace preventiva perché siete intervenite anche prima che accada, perché avete fiuto, perché lo sentite, perché siete artisti in questo, così come lui attraverso le sue opere è artista della cura. Il concetto di pace preventiva ci appartengono profondamente, e per noi parlare di pace preventiva
significa soprattutto attivare nelle persone a livello individuale una coscienza accesa, attiva su quello che succede intorno a loro. Noi parliamo di comunità, ma molto spesso la comunità diventa un soggetto indistinto, no? Invece la comunità è fatta da molte persone che esprimono diverse competenze, diverse sensibilità, sono portatrici di diverse storie. Di conseguenza, se noi non intercettiamo queste storie, ci perdiamo qualcosa e non facciamo bene protezione civile. Lo scorso anno noi eravamo qui al Salone, maestro, avevamo deciso di raccontare la storia delle grandi emergenze italiane. Quindi abbiamo raccontando la nostra storia, la storia del paese. Quest'anno abbiamo deciso di fare altro, abbiamo deciso di porci in ascolto. E vede, io ho perso la voce, sono 5 giorni che parliamo ininterrottamente con le persone che si fermano qui, che si fermano in questo spazio, che consultano i nostri libri e che ci raccontano il loro pezzettino di storia. Questi sono degli attivatori sociali per noi, è un momento in cui dici a ogni persona che può fare la differenza, non solo per se stessa in termini individualistici, ma anche e soprattutto per la comunità a cui appartiene. E è un valore enorme e io veramente, leggendo il suo Terzo Paradiso, queste parole hanno risuonato in me e le ho legate al mio mondo, che è quello della protezione civile. E crediamo sinceramente che sia l'unica via. E aggiungo soltanto una cosa brevissimamente: la legge di protezione civile è una delle poche leggi in Italia che contempla il cittadino, ma non come termine ultimo di un procedimento governativo, non come soggetto passivo, ma come attore. A tutti gli effetti il cittadino è coautore del nostro disegno comune, che è quello per il bene comune e per la salvaguardia della vita umana. A me pare che quello che state facendo voi sia un po' anche quello che deve fare la medicina stessa, perché voi curate la malattia nel momento in cui questa si manifesta. Questa è protezione civile, interviene come nel caso che hai menzionato un attimo fa, che è capitato a noi, è un momento specifico in cui avviene il male, la malattia, che nella medicina è del corpo. Lì invece non è solo il corpo, sono anche i beni, sono tutte le cose che riguardano la vita comune. E quindi, e poi dentro a questi beni c'è la persona. E quindi, ma c'è anche la prevenzione nella medicina. Anzi, secondo me, è sempre di più nella prevenzione che si riesce ad essere preventivi. E anche, come si dice, la pace preventiva, anche la medicina preventiva, no? Protezione civile anche preventiva, quindi prevenire, cercare di portare le persone in condizioni tali per cui invece di essere così sbadate, badino alla loro salute. No, c'è una sbadataggine incredibile. Pensate a tutto quello che si sta dicendo oggi sulle morti nei luoghi di lavoro. Questo, c'è bisogno di una mentalità diversa da parte sia di chi dà il lavoro, ma anche di chi lo fa. Io mi butto, no, momento, mi devo proteggere, bisogna imparare molte cose. C'è un po' una scuola da fare, secondo me questo è inevitabile. Io penso che questo libro, questa formula della creazione, dovrebbe essere un po' un metodo base per una scuola, dove ci sono sempre due elementi che stanno nei due cerchi esterni, che in qualche maniera possono cascare in conflitto o in pericolo o in danno. E quindi oppure si possono creare situazioni aberranti nell'incontro. E bisogna imparare, secondo me, e questa è la scuola, a trasformare l'incontro aberrante in un incontro produttivo di un beneficio comune. E questa è l'idea benefica, questo mi pare importante. E quindi che ci sia una cultura del civile e che
che va anche oltre il momento proprio della, dell'azione, che guai se non ci fosse, però è una prevenzione, una che ci deve anche essere. Si parla di pace preventiva, si parla anche di una mentalità nuova che prevede il fatto che si possono fare dei disastri e cercare di non farli. E questo è un fatto morale, estremamente morale. E riprendo il discorso dell'avere cura, riagganciandomi a quello che lei sta dicendo, sono fermamente convinta che le persone vivano distrattamente la propria quotidianità e quindi anche il luogo in cui vivono. Non basta vivere in un posto per abitarlo, e quindi abitare un posto significa anche guardarlo, iniziare a guardarlo con amore, e quando si guarda qualcosa con amore ne comprendiamo e siamo anche indulgenti con le vulnerabilità di quel posto e con i suoi punti di forza. Però proprio conoscerlo è un presupposto poi per raffrontarci e per rapportarci a quelle vulnerabilità in modo consapevole. Sono perfettamente d'accordo, è per quello che io penso che si sia anche bisogno in qualche maniera che nelle scuole anche proprio i bambini sappiano che esistono queste organizzazioni e che quindi sappiano che ci sono dei comportamenti necessari, perché facendo le cose in un modo assennato si possono evitare dei danni ancora prima di farli. E quindi insomma le regole ci vogliono. E se non ci fossero le strisce pedonali, noi andremmo magari a rischiare la vita. Ci vogliono delle regole, e quindi le regole che sono date dalle leggi fanno anche parte di uno studio, di una protezione dell'essere civile. Questo mi sembra importantissimo. Quindi sono anche regole che vengono dallo sviluppo delle scoperte di cosa non si pensava che si potesse fare, invece si può, perché abbiamo anche la tecnologia nuova, la tecnologia che ci aiuta. E poi c'è anche un fatto emozionale, che è quello che fa sì che pensare due volte a quel che si fa, anche l'emozione può essere condotta, insomma, non solo far per fare. Grazie. E poi una domanda, perché anche in protezione civile si parla spesso anche di equilibrio. Lei, maestro, quasi tutte le sue opere, soprattutto Terzo Paradiso, Me l'era integrata e quant'altro, lei dice dobbiamo trovare il giusto equilibrio, ma secondo lei come si fa a raggiungere e a trovare l'equilibrio? Guardi, l'equilibrio è arte. Lei pensi solo alla danza. Cos'è la danza? È la perdita continua e riacquisizione dell'equilibrio. L'equilibrio non è qualche cosa che decidi una volta per tutte e rimane un dogma fisso. Io l'equilibrio lo trovo attraverso la mia camminata. Appoggio un piede e poi perdo l'equilibrio per passare al piede successivo. Quindi è un equilibrio in movimento, è un equilibrio dinamico. L'equilibrio deve essere dinamico, e quindi un passo dietro l'altro. Quindi però nella società c'è un continuo cercare delle certezze di funzionamento che a volte sono superate, perché viene a mancare poi quel passo successivo che sarebbe necessario, e le regole si fissano, diventano dogmatiche. E questo è anche pericoloso. L'equilibrio non è cristallino, non è cristallo. L'equilibrio è dinamica, e quindi l'equilibrio deve essere dinamico, quindi bisogna essere sempre pronti a
ad accettare che qualcosa sta per arrivare, e la creazione è quella che noi facciamo quando individuiamo degli elementi che stanno per mettersi in equilibrio o in disequilibrio. E quindi alla fine l'arte che cos'è se non la ricerca di armonia? L'armonia è l'equilibrio, ma è un equilibrio instabile, e l'armonia non è una cosa fissa, è una cosa che si muove. E quindi le leggi anche devono essere attente alla creazione continua di equilibrio. Nel nostro piccolissimo abbiamo deciso di chiamare la nostra biblioteca di protezione civile Equilibri esattamente per questa ragione. Abbiamo scelto di raccontarla attraverso un'immagine che è proprio un'immagine in movimento, un'immagine che è un equilibrio di forme a cui contribuiscono tante figure diverse, tante professionalità diverse, tante competenze diverse. Un equilibrio quindi che deve essere continuamente riplasmato e che poi è l'ambiente in cui viviamo, che è sottoposto a mille sollecitazioni, quindi è la nostra capacità di muoverci e di restare noi in equilibrio, in quella dinamica che ci permette di viverlo poi efficacemente. È la bilancia anche questa cosa della ricerca continua, che poi anche la legge è questa cosa, insomma, trovare sempre un equilibrio nelle leggi è difficilissimo, ma... Se c'è l'abitudine di non spingersi verso un egocentrismo forte del potere che fa sì che tutto si fissa e tutto si blocca, e quindi il mondo in qualche maniera diventa dipendente di questa fissità, questo è l'assolutismo che è pericoloso. Penso che quando si parli di queste cose si parla di democrazia, si parla di vivere insieme, e questo mi sembra che sia importante. C'entra anche poi proprio il concetto politico di egocentrismo, oppure di socialità, di apertura e di connessione interindividuale. Un passaggio che mi ha interessato particolarmente della sua riflessione riguarda proprio questo aspetto. Lei adesso ha parlato di democrazia e nel suo ultimo libro parla di democrazia e di un salto che dovremmo fare, diciamo, dal governo come esercizio di potere al governo invece come esercizio diffuso di una responsabilità collettiva. E questa è una cosa che assolutamente attiene al mondo della protezione civile, ma proprio profondamente, perché la protezione civile non è un sistema verticistico, non ha un capo e delle risorse sotto che fanno quello che dice questo vertice, è un sistema sussidiario, un sistema in cui si arriva al livello di prossimità più vicino al territorio, quindi è assolutamente un'idea di governo diffuso e soprattutto di responsabilità diffusa, laddove la responsabilità non deve essere percepita come un peso, come a volte la percepiamo noi come singoli, ma come un'opportunità di cura di quello che abbiamo. La protezione civile è trasversale, non è puntuale, nel senso che è fissa, tocca tutti gli ambiti, non c'è niente di escluso nella protezione civile. Non è perché uno è di un partito, quello non lo curo, non me ne occupo, lascialo andare. È proprio la fraternità, è fraterna, è trasversale, questa è la cosa. E quindi con questa trasversalità si può anche pensare che ci sono moltissimi aspetti di attività reale nella vita che hanno difficoltà a mettersi in contatto e produrre e fecondare insieme. La politica dovrebbe essere poi quella che mette tutti i vari settori della vita in condizione di trovare delle connessioni che permettono di risolvere qualcosa che è utile sia all'uno che all'altro. Questo è il punto, non a uno solo.
L'ideologia porta a essere utile a un sistema che è predeterminato, e quindi l'altro è il nemico, non è, l'altro è l'amico necessario per la partita della vita. Anche nel football, se non ci fosse l'altra squadra, non ci sarebbe il campionato. Ma l'altra squadra non è da eliminare, come ai tempi dei romani, quando c'erano i gladiatori, che la vittoria era nell'uccisione dell'altro. Continuiamo ancora a fare i gladiatori qua, a ammazzare l'altro, mentre invece nel football, per esempio, la sfera, io parlo di questo nel mio libro, la sfera è il caso che, messo al centro del campo, permette di dare il massimo delle due parti. Io do il massimo della mia intelligenza, della mia astuzia, della mia abilità, per arrivare a fare gol. Dall'altra parte è la stessa cosa, ma se non ci fossero i due contendenti nel gioco del calcio, il gioco della vita non ci sarebbe. Il gioco della vita è questo: siamo tutti qui che cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, ma non per fare del male all'altro, ma per apportare maggiore livello, a maggiore livello, il gioco del calcio, il gioco della vita. L'altro non è il mio nemico, è l'amico necessario, senza il quale non c'è il movimento della vita. Ecco, questa è una cosa molto importante. E anche qui siamo in una condizione di attività che non è solo l'equilibrio della danza, ma è l'equilibrio della politica. L'obiettivo di un benessere, non di un benavere, ma di un benessere comune, che è l'obiettivo a cui dovremmo tendere. Noi come, abbiamo identificato come collettività. Abbiamo identificato le imprese. Il concetto di impresa è importantissimo, perché due persone che stanno insieme, due persone, uno da solo non può avere non può fare governo, uno da solo, che si governa a se stesso, sì, vabbè, ti vai a isolare, fai il Robinson Crusoe, è finito. Invece deve essere almeno in due. Due persone insieme sono già un piccolo governo, devono organizzarsi in qualche modo. Se devono vivere, due persone insieme, a che ora ci si alza al mattino, chi lavora, non lavora, i soldi, le cose, chi accende la luce, chi la spegne, se si risparmia. È già un piccolo governo, quindi è già una piccola impresa. Poi ci sono le imprese artigianali, ci sono le imprese agricole, e poi ci sono le imprese industriali, ci sono le imprese commerciali. Ogni impresa è un piccolo governo. Allora, però questo piccolo governo non vive da solo, vive insieme a tanti piccoli governi. Allora dobbiamo trovare delle intese tra piccoli governi. E questa è democrazia, perché i piccoli governi sono praticati già sempre che tu lo voglia o no, lo sono. Ecco che poi se l'iniziativa privata si sviluppa, eccetera, non c'è bisogno del comunismo per metterci insieme, perché possiamo trovare delle intese, fare degli incontri molto specifici nei quali si decide cos'è bene in comune. Attraverso di noi ci dobbiamo mettere delle regole, se no andiamo a sbattere, è tutto lì. Maestro, fantastico. E siamo in conclusione, anche perché il maestro ha appena finito un bellissimo incontro in Arena Piemonte, che è stato veramente intenso, però volevamo chiudere con un sogno, e lo lascio subito dire. Scusate se io ho parlato anche di politica, di tutto, perché queste cose sono lì dentro. Sono tutto qua dentro. Però poi noi tutti, proprio, anche come individui, dobbiamo avere poi una visione comune e una visione politica, anche per essere fare l'amore in società, insomma. Ecco, questo voglio dire. E quindi volevamo chiudere con un sogno che lascio alla bravissima. Noi sappiamo che Città dell'Arte, tra gli Uffizi, c'è anche l'ecologia. Ecologia, pensandola etimologicamente, è la conoscenza della nostra casa, no? La conoscenza quindi dell'ambiente in cui noi viviamo. Oikos. Oikos. La casa.
Noi quindi sentiamo di esercitare profondamente questo compito come protezione civile, esattamente quello che vogliamo, anche che le persone inizino a riconoscere il territorio come la propria casa e quindi ad averne cura esattamente come hanno cura della propria casa. E per questo vorremmo chiederle se possiamo considerarci in qualche modo ambasciatori del Terzo Paradiso. Essere ambasciatori vuol dire lavorare, non vuol dire soltanto per noi, lavorare, essere ambasciatori vuol dire che si agisce, perché questo simbolo non è decorativo, è simbolo di un'attività che è descritta in questo libro, quindi non mi pare che ci sarebbe, diciamo, ente più adatto a essere parte di questa attività e di questo simbolo, in quanto già lo è di per sé. Solo si tratta di identificare una collaborazione, e questo può essere molto importante, perché scambiarsi le esperienze è molto importante, così come abbiamo già con la Croce Rossa sviluppato un rapporto. Nel simbolo della Croce Rossa, io ho fatto da una parte, perché c'è sempre la dualità, no? Da una parte ho fatto una riga orizzontale che è il malato, dall'altro lato ho fatto una riga orizzontale che è il sano, e in mezzo c'è la croce del sano col malato, e quindi la Croce Rossa. Ecco, vedi, anche i simboli sono importanti. Quindi io penso che questo simbolo possa stimolare proprio anche la protezione civile per quello che sta già facendo, implementando quello che sta facendo, e poi facciamo degli avvenimenti anche con l'arte, con la città dell'arte, insomma. No. Maestro, grazie per essere qui, grazie Chiara, e io direi che iniziamo subito questo percorso con Città dell'Arte e il maestro Michelangelo Pistoletto. Grazie. Non sono io sono portatore, sano, però sano. Grazie, però grazie a tutti voi. C'è tanta gente che lavora, ovviamente. Beh, ovviamente. Grazie maestro, grazie Chiara, grazie Giovanni. Grazie a voi.